scosso dal pericolo corso, il Pisa si butta in avanti. Berggren serve benissimo Criscimanni, che porta in vantaggio i toscani. I rossoneri reagiscono e Blissett dal fondo crossa per la testa di Damiani, che non perdona. È il pareggio. Nella ripresa la partita continua ad essere interessante e veloce. Blissett, lanciato da Carotti, segna anche davanti al suo pubblico e porta in vantaggio il Milan, che insiste in avanti, costringendo poco dopo Mannini ad un'uscita disperata per salvarsi. Ancora l'inglese in evidenza, viene atterrato in area da Garuti e Agnolin decreta la massima punizione. Ecco il fallo del rigore. Intanto i tifosi rossoneri, spinti dall'entusiasmo dei primi colpi della campagna acquisti di farina che si è assicurato Wilkins, invadono il campo. L'arbitro sospende l'incontro per 8 minuti. Alla fine, con il terreno sgombro, Baresi va a battere la massima punizione, ma si ha la sensazione che calci volutamente alto.